Siamo a fine legislatura, non possiamo pensare che una proposta di legge scritta bene dal collega Richetti del Partito Democratico, ma ferma da circa 3 anni in Parlamento, possa essere approvata con 2 letture a Camera e Senato. Tra l'altro ricordo anche chi si contesta che la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera, che è composto da 23 membri, è il luogo corretto in cui fare questo, perché già nella 16ª legislatura sotto il governo Monti, quando si intervenì sui vitalizi, non lo si fece con legge dello Stato, Camera e Senato, ma lo si fece in questa maniera. Quindi noi siamo concreti, lo vogliamo davvero. Io non voglio la pensione d'oro a 65 anni se faccio una legislatura, o a 60 anni se ne faccio due, perché questo è un privilegio che mi rende diverso da tutti gli altri cittadini, tutti gli altri comuni mortali. E domani chiede, io glielo dico da padre di famiglia, noi vogliamo farlo. Stamattina, pochi minuti fa, siamo andati dal Presidente del Senato Grasso, dalla Presidente della Camera Boldrini, a depositare il documento che lei ha appena fatto vedere. È una cosa molto semplice, vogliono fare delle modifiche, l'importante è il risultato. Rendiamo i parlamentari uguali ai cittadini normali, per riavvicinare anche i cittadini italiani che non hanno più fiducia nelle istituzioni. È una cosa bellissima. Fanucci. Riducendo di un terzo il numero dei parlamentari. Se posso permettermi, io no, ovviamente non sono venuto qua per litigare, però le parole del collega Fanucci, che rispetto, mi dovrebbero portare ad alzare un po' i toni. Dottoressa Merlino, noi abbiamo presentato in aula alla Camera una mozione per andare a toccare i vitalizi acquisiti, quelli che hanno fatto un giorno di Parlamento e sono usciti il giorno dopo dal Parlamento con un vitalizio bocciato perché era incostituzionale il Partito Democratico. Ah sì, abbiamo detto, siccome c'era la riforma costituzionale, sai che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, siccome è incostituzionale la legge per i diritti acquisiti, che non puoi toccare, noi non siamo d'accordo. Cambiamo la Costituzione. Andiamo alla Costituzione. Abbiamo fatto un bel emendamento molto semplice che andava a rendere il sistema contributivo per chi aveva un diritto acquisito i vitalizi, ce l'hanno bocciato. In più, e qua mi taccio poi per non litigare, Scelta Civica, partito che appoggia la maggioranza, che appoggia il PD in maggioranza, ha fatto un emendamento per il dimezzamento dei vitalizi, abbinandoli, come dice il presidente dell'INPS, al sistema contributivo, non ai privilegi assurdi e medievali. Approvato, votato, verde dal Movimento 5 Stelle, bocciato al PD. Quindi io mi rivolgo a chi ci sta ascoltando da casa. Se non si sanno questi fatti, non si possono, si può cadere nel tranello, allora, di quanto affermato dal non fatto. Voglio ovviamente cadere nelle provocazioni, ma sono qua a dare spiegazioni. Io torno su un discorso che è quello che ci chiedono gli italiani. Oggi abbiamo portato una proposta per abolire un privilegio medievale. La Presidente della Camera, e spero tra pochi minuti o poche ore, il Presidente del Senato ha accettato la nostra proposta. Vogliamo che i politici abbiano gli stessi diritti e doveri dei cittadini normali, paghino le stesse tasse nella stessa maniera e alla stessa età. Io ho detto, giochiamo l'attacco, vediamo. Quello che dice il collega Fanucci è aria fritta per buttare. Aria fritta sarà la tua. Una buona legge sugli ecoreati è stata proposta dal Movimento 5 Stelle, modificata in parte anche dal Partito Democratico, votata a Camera e Senato. Il Partito Democratico dico una cosa, al Senato sono ferme leggi fondamentali, sono ferme leggi class action, diritti dei cittadini che vengono magari usurpati dalle multinazionali. Quelle buone, se ti sei d'accordo tutti, fatele insieme. Ma è la maggioranza che decide il calendario dei lavori, non venissero davanti a noi la responsabilità. Dopo di noi abbiamo stanziato le risorse e sono operative. Ma di che cosa parliamo? A me dispiace dirlo, però. Reddito di cittadinanza. Un altro tema importantissimo, da tempo il Movimento 5 Stelle si connota per una proposta che è il reddito di cittadinanza. Matteo Renzi l'altro giorno da Fabio Fazio dice, io ci sto ragionando su questo perché gli italiani che sono in difficoltà sono veramente tanti, però non voglio il reddito, voglio il lavoro di cittadinanza perché voglio fare un passo avanti, non voglio gente che sta a casa aspetta la paghetta di Papi, ha detto, che sarebbe lo Stato. Voglio gente che io invece incentivo a lavorare. Su questo, che è un grande tema che riguarda la vita di tante persone vere, potreste trovare un accordo? Guardi, noi abbiamo depositato la proposta sul reddito di cittadinanza, che è tutto meno che una proposta di natura assistenziale, perché immette chi perde il lavoro, chi non ha lavoro, in un circuito di ricerca occupazionale e di formazione professionale, all'interno del quale devi rimanere,
Perché se tu cittadino hai il beneficio del reddito di cittadinanza che esiste in quasi tutti i paesi europei, seppur in forme diverse, se esci da questo circuito, cioè partecipi a corsi di formazione, fai dei lavori socialmente utili per il tuo comune, cerchi o accetti il lavoro, tu perdi il beneficio. È una misura, è uno shock, è una misura di natura economica, perché rimetterebbe in circolo un circolo virtuoso economico. Oggi perché l'Italia è in crisi? Oggi perché 390 imprese chiudono ogni giorno? Perché non riescono a vendere? Perché non riescono a vendere? Perché i cittadini non riescono a comprare. Ridare soldi a chi non ce li ha, ricordiamoci, 1,5 milioni di pensionati hanno una pensione inferiore ai 500 euro, 4,5 milioni inferiore ai 1,000. Diamogli qualche cosa di più anche a loro e poi riusciranno a comprare, chi produce, a produrre e vendere di più e ad assumere di più. Io rispondo con i dati, Merlino. Oggi abbiamo una disoccupazione giovanile che è un dramma sociale. Sa quelle cose che mi dicono i ragazzi che girando l'Italia andando a parlare di varie cose che, di cui mi occupo, è veramente la cosa più grave, è il vero cancro, che c'è un meccanismo mentale, un automatismo di ragionamento per il quale un giovane neolaureato sa già che appena acquisita la laurea se ne andrà. E le domando questo: con tutti questi laureati, una parte grandissima tra le eccellenze dell'Italia che abbiamo formato, ma non c'è che dubbio, lo stato pagato, e mi dice che però cosa significa le tasse. L'abbassamento delle tasse è un qualche cosa che si deve ripercuotere su che cosa? Sulla socialità, oltre che sul lavoro. E se oggi i numeri dicono che l'Italia è ultima per crescita, ultimo dei 28 paesi europei, sotto l'1% di crescita, si triplica la Spagna, ma di che cosa stiamo parlando? La disoccupazione generale è la più alta d'Europa. Che facciamo? Le abbassiamo le tasse? No, non siamo in grado di abbassarle. Ma bisogna fare, ma le tasse le puoi abbassare se ridai lavoro, ricrei lavoro. Noi abbiamo delle proposte, evidentemente. Non è la priorità. Sono investimenti, no, è la priorità. Ma il lavoro, dico, le tasse. È simile alla visione renziana. Ma solo che Renzi dopo 1,000 giorni di Parlamento non ha portato a casa un risultato. È questo di cui dobbiamo ragionare. Sono gli investimenti pubblici e privati produttivi. Un commento di Fabrizio. Reddito di cittadinanza, rilancia l'economia, gli interventi contro il dissesto idrogeologico. Dall'efficientamento delle case. Io quello che voglio dire è ce la stiamo mettendo tutta a creare un programma di governo e tra un po' definiremo anche le regole per creare una squadra di governo. Il programma di governo viene prima di tutto. Io porto l'esempio. Avrete visto che sulla squadra mi viene una battuta dopo Roma. Mi raccomando, state belli attenti. State attenti sulla squadra. Dovreste veramente chiedere scusa agli italiani e ai romani. Detto questo, ad esempio abbiamo già posto in votazione piano energetico. Lei sa che investimenti non nel fossile, nel petrolio, come fatto da questo governo o soprattutto dal governo Renzi, ma nelle energie rinnovabili potrebbero aprire autostrade per centinaia di migliaia di posti di lavoro. Fabrizio, tante micro imprese, tante micro attività, non hanno risposto sulle alleanze, ma io devo chiudere.